E ancora. Sono io, il piacione, detto Cesare. Batterista per lavoro, ma piacione per passione. A tutte le ore vi vedo voi donne che cercate di mascherare invano che mi saltereste addosso. Vi vedo voi uomini con l'invidia, la paura negli occhi quando mi incrociate. E tutto questo perché quando io dico ciao grande, le donne mi si avvinghiano addosso. E invece voi uomini provate a dirlo ciao grande, si girano tutte dall'altra parte. E sì, a volte è molto dura essere il piacione. Ma vediamo chi abbiamo in linea. Ciao piacione, sono Pitta. Ciao Pitta, che piacere. Ma non potevi parlarmi durante Piazza Tanca di Caffè Time, che ti manca, i tre quarti d'ora di musica, che non ti stanca, che non sono tre quarti d'ora, ma sono molti di più. No, perché è una cosa privata, una cosa tra me e te. Ma ci sente qualcuno? Non ci sente nessuno, dimmi pure. Guarda, ho bisogno di un consiglio. Come si fa ad avere un sacco di donne come ce l'hai tu? Effettivamente le donne non mi mancano. Cesare, ma mi dici qual è il vero segreto per essere un piacione? Pitta, tu sbagli tutto. Ma come sbaglio tutto? Dimmi tu quello che devo fare. Intanto devi sceglierti uno strumento musicale figo. Non il kazoo, come suoni tu, ma la batteria, che è uno strumento da piacione. Ah, ok, lo strumento, ok, poi? Tu la sera, alle ore 22, dove sei? Beh, alle 10 sono in teatro a presentare col Papillon vestito di nero al teatro Metropolis, quindi... E infatti sbagli tutto. Tu dovresti venire al Giardino dei Sapori. Ma perché mi stai dicendo così? In teatro rimedi qualche popcorn, forse uno zucchero filato quando ti va bene. E invece al Giardino dei Sapori, taglieri. Wow! Donne che fanno lo striptease. Ma davvero? Ammicamenti, sensualità. Pitta, ti aspetto stasera al Giardino dei Sapori. Aspetto tutti, ma soprattutto tutte. Ciao grandi, ciao manze, ciao belle fresche. Dal vostro piacione di fiducia.